sottoponendosi a quell'esame, può risolvere un problema grande, può evitare una malattia severa, e può evitare poi di dover andare sotto l'intervento chirurgico. Quindi deve assumere un atteggiamento positivo in questo senso, e anche l'esame risulterà meno pesante. Noi ne facciamo tanti di esami, ormai diciamo che poi i colleghi che vengono qui sono tutti endoscopisti esperti, sono tutte persone che ormai da anni lavorano in questo settore e sono esperti anche a togliere lesioni più grandi che una volta richiedevano necessariamente l'intervento chirurgico. Adesso non è loro. Allora io penso che se una persona sa che non c'è il dolore, che c'è il fastidio, ma che questo esame può ridurre la possibilità di un numero dei cancri, migliora la sopravvivenza, e allora psicologicamente una persona si sottopone con meno timore all'esame endoscopico.